off. Nice fish. Ciao pescatori, siamo Andrea e Daria di Match Monkey Fishing e oggi ci troviamo al Six Mile Lake vicino a Kamloops. Stiamo continuando la nostra luna di miele e oggi ci dedicheremo alla pesca di trote selvatiche a mosca e a spinning. Barca in acqua e si parte. Veramente desertica la zona. A bobber or a strike indicator. Okay. Okay, and then we're gonna put on a just an attractor right now. Wow! A lot of flies. Yeah. And made by you? Yeah. It kind of, there's small, very microscopic, small animals in the water called zooplankton. Okay. And this basically represents a clump of them coming together. Okay. And so fish see that and they think, oh, that's a real good meal. And then they growl it and then, of course, okay, fish on. So we're going to start with that. That's a really good fly to use in the fall. Okay. And then the other fly we're going to use, I'm going to set up a wet line. And we are going to fish a dragonfly nymph. Okay. And this is a dragonfly nymph. Well, we've got a few different colors. But that's okay. A dragonfly nymph. Now, it's made with deer hair. Ah, deer. So we'll use a sinking line. Okay. But it floats up. And okay. Then you pull it quite quick, and so it goes like this. Okay. And that's how the dragonflies swim. And then the fish just grab them. I have the sun in the eyes. Yeah, though. I know. The way the wind's blowing, it's kind of... Okay, so less than this. Yeah, so now up. Come up with it. Okay. Up and then... Up. Slowly, don't come back too far. Too far. Yeah, you came back to that. You thought you come back to that. Okay, so let's do this again. Yeah. Back. Okay, so... See how it wants to pull line through the hands? Let it leave. Try to use your whole arm. Okay, and there is a problem here. Yeah, I think. Non ho fatto un nodo, ho fatto il signore dei nodi. Okay. Yes. I got the trap. Got one. Yeah. Don't worry. I will wait for go. This one is smaller. That one's smaller? Yeah, no worry. Take the big one first. Yeah. Vedi, non ci vedete dalla mia parte. Not a problem, I will play with the... There you go. Okay. No? You can reel it now. Right. Sulla matta. Andiamo. Cattura? Ok, una l'abbiamo presa. Ma che bello! Passa indietro la canna in là. Well, that's not the same size fish. Yeah. There we go. Two fish in the bucket. So this is a throat pump, kind of like a small turkey baster. What we're gonna do, we're gonna have a look in these fish and see what they've been eating. Thank you. So, got a couple of fish in the net here. We're gonna take the biggest one.
I'm not sure who caught the biggest one, but Ilaria probably. Yeah, okay then. Okay, there we go. So you just take that, turn the fish upside down. Okay. Put it down its throat. Very tight throat. Nope. And squeeze it. And you just slowly pull it out. And I see a coronamid in there. We'll put that, or I think it's a coronamid anyway. Okay. So we'll put that in a vial. So I'm gonna let this fish go. Okay. Really nice trout, about 14 inches. So now we put this in a vial. And we see what this guy's been eating. And this helps to tell us what we should be fishing. There's actually a couple of coronamids in there. So we're gonna fish coronamids. Yep, so. We'll do this one as well. Let's see if he's been eating something different. Okay. There we go, we're gonna let him go. And so this one. So this one's got some different stuff in it. He's got a lot of damselflies. Yeah, damsels. So he's been eating things totally different than the last one. Yeah. But it looks like damsels and maybe a few bloodworms as well. No, you think I'll chew with the trout. There you go. Oh, okay. Good job. Avevo visto che c'era sto giro. Oh, mine got off. Oh, dove è andato? Vieni qua. Dove è? Anyway. Oh, okay. Yeah. Looks like a good fish. Oh, it broke you off. Tutto si è mangiato. You broke your hook. Oh, well. The big fish. Yeah, it was a good fish. A bigger fish. Yeah. Porto il filo. Come grosso. Sì. Ci sono nata così. Eccola. Ormai è stancata di tirare, no? Oh! It's a really nice fish. Nice fish. Oh, you just wanna. Is it? Yeah. No, no, no. And then turn it up this way a bit. Come on. And I think it's a good fish. Yeah. Not really, it's a boat. No, this one is a good fish. Oh. Okay, no. Ah, don't worry. Yeah. Yeah. Okay. Stai lavando tutto.
problem. Siamo circa a metà della nostra giornata di pesca. La mattinata è andata molto bene, abbiamo avuto diverse catture anche di buona taglia. Stiamo affrontando questo lago con due tecniche, mosca e spinning. A spinning stiamo utilizzando degli ondulanti da trout area, quelli che utilizziamo normalmente d'inverno, mentre a mosca stiamo utilizzando l'attrezzatura che ci ha fornito la guida. E in particolare stiamo affrontando due tipi di pesca diversi, uno a recupero con delle mosche fondanti e uno invece utilizzando una specie di galleggiantino che ci permette di tenere la nostra esca che rasenta al fondo e vedere la mangiata col galleggiante che affonda. Come sta andando Ira? Non decidi là. Dentro la padella. Dentro la padella. It's just running. Take this too. Ida, it's your turn. This one is ready. Okay. Thank you. Oh, the little one. Already. Yeah. Already free. Go. Come on, come on. La giornata di pesca è volta al termine. Steve dietro di noi sta ritirando la barca. E com'è andata? Bene, siamo soddisfatti della giornata di pesca. Siamo divertiti veramente tanto. In questi laghi ci sono delle rainbow trout, le nostre trotteridee, per intenderci, parenti delle nostre trotteridee, però native di questi laghi, che hanno più o meno tre volte l'energia che hanno le nostre trote normalmente. Quindi anche se ci sono stati esemplari di piccole dimensioni, misura minima secondo me è stata sui 20 cm, ci siamo divertiti veramente tanto. Pescare a mosca non è facile, miglioreremo, probabilmente ci impegneremo molto questo inverno per essere preparati per la prossima estate. Qua sicuramente vogliamo tornarci, vogliamo tornare anche in Canada nella parte di là,
verso Prince George, Smithers, per pescare dei steelhead. Quindi sono due sogni che abbiamo, che vogliamo cercare di portare a termine. E direi che per oggi è tutto. Domani ci riposiamo, o perlomeno non abbiamo nulla di organizzato, e andremo a pescare probabilmente altre trote, ma nel lago di Kenlux, direttamente dalla riva. E fra due giorni invece saremo a pescare gli storioni, quindi un altro video e un'altra giornata, si spera, di bel tempo. Oggi siamo stati graziati da Six Mile Lake, Kenlux, British Columbia, Canada. È tutto, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao, ciao.